maschera antigas MK5 dell'esercito inglese, seconda guerra mondiale, anno di fabbricazione intorno al 43-44, maschera d'ultimo modello data in dotazione per primo ai paracadutisti. Poi la maschera prodotta verso la fine guerra non venne utilizzata poiché non si utilizzarono i gas chimici e venne stoccata e rivenduta all'esercito norvegese. E infatti qui troviamo una ritimbratura, probabilmente riutilizzata in quanto efficiente e ancora nuova negli anni 50, fino agli anni 50. La maschera è interamente in gomma, filtro metallico, altra parte anteriore metallica, parte interna con ghiere, materiale dovrebbe essere in cristallo antischeggia, cinghiette di regolazione per montarla sul capo, custodia ad apertura rapida. All'interno della custodia troviamo varie marcature, timbri, probabilmente di produzione, e al suo fondo una taschina chiusa da bottone automatico. Sul retro un rinforzo in canvas e la tracolla regolabile tramite questa fettuccia, taschina laterale da ambo le parti, nuova di magazzino, ovviamente con i segni del tempo, piccole tracce di fuligine potrebbe averle. Interessante, sul retro della maschera troviamo la caratteristica freccia inglese di materiale di proprietà dell'esercito inglese, altre marchiature e l'anno di produzione. In questo caso leggiamo 1944.